Dunque, adesso vediamo uno dei metodi per modificare le proprietà di conduzione dei semiconduttori, uno dei metodi principali, a dire la verità, ecco, che è fondamentale per realizzare dei dispositivi elettronici. Questa tecnica si chiama drogaggio. Drogaggio dei semiconduttori. In inglese doping, perché in senso stretto si tratta di drogaggio, cioè cosa vuol dire doping in generale? Vuol dire inserire piccole quantità di una sostanza esterna che altera le proprietà del sistema in cui la inseriamo, no? Come un farmaco di fatto, no? Esattamente la stessa cosa, insomma, pochi grammi di un principio attivo che alterano il comportamento di un organismo. In questo senso si chiama strettamente doping e vedrete in pratica si tratta di inserire poche parti per milione di atomi di altri materiali all'interno del semiconduttore, per esempio del silicio, e questo consente di modificare in modo significativo le proprietà del materiale. Ok? Dunque, vediamo di che, in particolare a noi che cos'è che interessa. Va bene, abbiamo accennato l'altra volta a che cosa sono i semiconduttori intrinseci. Quindi i semiconduttori intrinseci sono materiale in cui la concentrazione di elettroni liberi uguale alla concentrazione di lacune e di solito si chiama Ni, dove Ni è la concentrazione di elettroni e lacune in un semiconduttore intrinseco. Questa I come pedice sta proprio a indicare intrinseco. Attraverso il drogaggio si altera questo equilibrio. Quindi il drogaggio fa passare il semiconduttore dalla condizione di materiale intrinseco alla condizione di materiale, si dice, estrinseco o in realtà anche drogato. Quindi il drogaggio altera questa uguaglianza, serve a fare in modo che n sia diverso da p. Possiamo avere due condizioni particolari, possiamo avere il caso in cui n sia molto maggiore di p, allora a quel punto si dice che il semiconduttore, io abbrevio come SC, semiconduttore di tipo n. Quindi in un semiconduttore tipo N, questa è una definizione, la concentrazione di elettroni liberi è molto maggiore della concentrazione di lacune. Quindi spesso si possono trascurare le lacune in un semiconduttore tipo N. L'altro caso, ovviamente, è quello opposto, semiconduttore di tipo P, dove sono le lacune ad essere dominanti, quindi la concentrazione di lacune nel semiconduttore di tipo P è molto maggiore della concentrazione di elettroni liberi. Come si ottiene questo tipo di risultato? Con drogaggi di tipo diverso. Per ottenere un semiconduttore di tipo N bisogna usare come droganti degli atomi pentavalenti.
pentavalenti vuol dire del quinto gruppo della tavola periodica, quindi con 5 atomi di valenza. Beh, questo però, permettetemi di dire, qui stiamo parlando del silicio, eh? Se vogliamo drogare, aspettate, è importante sottolinearlo perché altrimenti questo discorso degli atomi pentavalenti o altro è un tipo di drogaggio che funziona nel silicio, quindi specifichiamolo. Esempio, silicio. Se consideriamo come semiconduttore il silicio, il drogaggio tipo N si ottiene con atomi pentavalenti, il drogaggio con atomi trivalenti invece mi fa ottenere un semiconduttore di tipo P. Atomi pentavalenti tipicamente fosforo o arsenico, atomi trivalenti, beh, tipicamente boro. Quindi, ripeto ancora una volta, si tratta di inserire degli atomi di specie distinte nel semiconduttore. Nell'esempio che stiamo facendo ora, perché è l'esempio più importante, cioè quello del silicio, il silicio non è l'unico semiconduttore, però è il 95% dei casi in elettronica. Per drogare il silicio, per esempio, si devono inserire atomi di fosforo o di arsenico per renderlo di tipo N, oppure inserire atomi di boro per renderlo di tipo P. Sono dosi molto piccole, come dicevo, tipicamente qualche parte per milione, ma sono significative. Adesso vediamo prima di tutto come si fa. Okay? Il modo per effettuare il drogaggio consiste nell'usare due passi di processo distinti, che si chiamano, il primo, impiantazione ionica, più diffusione. Com'è che funziona? Beh, immaginate di avere qua una fettina di materiale semiconduttore e non si fa altro che usare un cannone ionico per, bene, più né meno, sparare ioni della specie che vogliamo inserire dentro la fetta. Un cannone ionico, che cos'è? È un cannone, è una pistola, in inglese ion gun, che lancia ioni a distanza. Tipicamente funziona in questo modo, c'è cioè una sorgente calda dello ione per cui questi ioni si fanno evaporare, e poi una volta che sono evaporati sono carichi con un elettrodo caricato, in questo caso negativamente, si attirano, l'elettrodo ha dei fori per cui gli ioni vengono attirati verso l'elettrodo e poi continuano la traiettoria verso il bersaglio. Okay? Quindi effettivamente si sparano questi ioni dentro la fetta. Questi si conficcano dentro, chiaramente sono ioni, quindi sono molto piccoli, riescono a passare nel reticolo cristallino del semiconduttore e poi si conficcano dentro. Causano un po' di danneggiamento nel cristallo. Successivamente si fa un passo di, si chiama annealing, quindi prima c'è l'impiantazione, poi c'è un passo successivo di annealing e diffusione. Passo di annealing e diffusione.
Anil vuol dire curare, guarire, no? E in pratica, cioè, si usa non per le persone, per le cose, cioè ripristinare nello stato iniziale. In pratica che cosa si fa? Si scalda la fetta, scaldandosi gli ioni del reticolo si mettono a vibrare in modo maggiore finché riacquistano le posizioni di partenza. Diciamo, il reticolo è stato danneggiato, si è un po' alterata perché questi ioni che sono stati sparati dentro spostano anche gli altri ioni che sono rimasti nel reticolo, riscaldando tutto, il reticolo cristallino si cura e contemporaneamente gli ioni che sono stati impiantati anch'essi vibrano e diffondono, quindi si spargono per la fetta. D'accordo? Questo è il meccanismo di funzionamento. Quello che avviene alla fine di questo processo è che gli ioni impiantati occupano delle posizioni, si dice, sostituzionali. Ok? Che cosa vuol dire? Che vanno a sostituire degli atomi di silicio nelle posizioni del reticolo. Quindi non sono più, alla fine dell'annealing, non sono più in posizioni a caso, sono andati veramente in un posto del reticolo, in un posto regolare. Quindi il cristallo è perfettamente sano, l'unica cosa è che nel cristallo, al posto di alcuni atomi di silicio, ci sono adesso atomi dello ione che è stato inserito. Okay? Quindi gli ioni impiantati si chiamano anche impurezze perché sono materiali diversi, altri rispetto al materiale omogeneo, così tutta la fetta, occupano posizioni sostituzionali. Beh, questo è importante per capire effettivamente che cosa succede, eh? Quindi l'annealing e la diffusione si fa ad alta temperatura, fatemelo scrivere così, rimane. Si riscalda tutto, non fino a farlo fondere, si riscalda parecchio però. Ecco, vediamo che cosa succede. La cosa chiave di questo lucido qua è il fatto che alla fine le impurezze sono in posizione sostituzionale, quello è fondamentale. Se le impurezze sono in posizione sostituzionale, sono, come si dice, elettricamente attive e quindi cominciano ad alterare la concentrazione di cariche mobili. Allora, per capire bene che cosa succede, guardiamo un esempio dei due tipi di drogaggi, per esempio quello con atomi pentavalenti. Allora faccio il solito reticolo un po' fittizio, schiacciato in 2D, che vedete di solito. Adesso immaginiamo che questo non sia un atomo di silicio, ma sia un atomo di fosforo, per esempio. A che cosa succede? Succede semplicemente questo. Vi ricordate come è fatto il reticolo? Ciascun atomo del reticolo mette 4 elettroni di valenza in comune con altri quattro atomi per costruire dei legami, va bene? Ora però il fatto è che l'atomo di fosforo ce n'ha 5, quindi ne mette 4 per i quattro legami più gliene avanza uno che è non legato. D'accordo? Questo elettrone di valenza che non è legato in realtà molto molto facilmente si libera e diventa un elettrone libero. Quindi l'elettrone di valenza in eccesso si libera.
Non è scontato che si liberi, però in generale a temperatura ambiente l'agitazione termica insomma, degli atomi e degli elettroni è tale per cui si libera sempre. Cos'è che è importante da sottolineare? Beh, è diverso rispetto al caso del semiconduttore intrinseco, perché adesso si libera ma non lascia una lacuna. Perché è effettivamente in più, non c'è nessun legame scoperto. Quindi questo dobbiamo sottolinearlo, non si crea una lacuna. Ma che cosa si crea? Lo ione rimane carico positivamente. L'impurezza rimane carica positivamente. Quindi abbiamo una carica fissa positiva. In pratica tutte le impurezze si caricano positivamente e ogni impurezza lascia libero un elettrone, quindi ci troviamo in una situazione in cui la concentrazione di elettroni liberi è uguale alla concentrazione di lacune, sono quelli che si liberano normalmente anche in un semiconduttore intrinseco, più tutta la concentrazione delle impurezze. Questa è la concentrazione. Dunque, introduciamo una cosa di vocabolario. Gli atomi pentavalenti, per questo motivo, per il fatto che donano un elettrone libero, si chiamano anche donatori in questo contesto. D'accordo? Quindi Nd è la concentrazione di questi atomi pentavalenti, si chiama anche concentrazione di donatori. Questo è il motivo per cui il pedice ND, questo D sta per donor, cioè donatore in inglese. D'accordo? Allora, questa equazione è importante, tenetela presente, riguardiamola un attimo insieme. Questa che cosa ci dice? Ci dice che c'è un elettrone per ciascun atomo donatore e c'è un elettrone per ciascuna lacuna. Ok? Torna con quello che abbiamo detto. Quindi è evidente, io aggiungendo ND posso, aggiungendo un certo numero di donatori, posso alterare la concentrazione di elettroni liberi, praticamente a piacere. C'è anche un altro effetto importante, che in realtà, e adesso questo lo vediamo perché non è banale, in realtà quando aumento la concentrazione di donatori, aumento N, e questo si vede in modo diretto, ma contemporaneamente diminuisco anche molto pi. Questa è una cosa che qui non è scritta. Okay? Vediamo di capire perché. C'è un effetto secondario che fa sì che diminuisca molto la concentrazione di lacune. Questa cosa è causata da un altro legge chimica importante, che è la legge di azione di massa. Ed è uno dei, onestamente uno dei modelli fondamentali generali per capire il mondo, la generazione di massa, perché si applica nella chimica, si applica nella fisica, nelle relazioni umane, proprio, onestamente una di quelle cose di base. Dunque, nasce nella chimica, però poi insomma, io sono convinto che per conto vostro potete trovare un sacco di applicazioni anche in altri contesti. Che cosa dice? Vediamo un po' anche di giustificarlo.
Dice questo, supponiamo di avere una situazione in cui abbiamo due specie, ok? Un insieme con due specie, per esempio, nella chimica, ioni di sodio e ioni cloro per fare cloruro di sodio, oppure in questo caso elettroni e lacune, nell'esempio che stiamo facendo. E supponiamo di avere un insieme, può essere una soluzione, può essere un semiconduttore, i contesti sono tantissimi, in cui abbiamo due specie. Queste due specie si possono unire o si possono dividere. A regime, se io lascio il sistema isolato, si raggiunge un equilibrio tra la situazione, cioè tra le specie singole che non si sono unite e le specie invece che si sono unite. Okay? Ci sarà qualcosa che ci saranno delle reazioni di ora qui la terminologia dipende un po' dal contesto, parliamo di semiconduttori in modo da non perdere il filo. Possiamo avere la situazione in cui l'elettrone e la lacuna si annientano a vicenda, perché se l'elettrone ritorna nella posizione lasciata libera, sparisce contemporaneamente l'elettrone libero e la lacuna, d'accordo? Ecco, quella situazione noi la chiamiamo ricombinazione, va bene? Poi c'è la situazione in cui invece un elettrone si libera e lascia una lacuna, d'accordo? Quella situazione è una situazione in cui da niente abbiamo un elettrone libero e una lacuna, e quella la chiamiamo generazione. All'equilibrio la concentrazione delle specie non cambia nel tempo, in media, ma abbiamo tante, per unità di tempo abbiamo tante generazioni quante ricombinazioni. Quindi abbiamo una situazione di equilibrio dinamico in cui il tasso di generazioni, cioè il numero di generazioni al secondo, è uguale al numero di ricombinazioni, ok? Al tasso di ricombinazione. Quindi, equilibrio. Dinamico. Tasso di generazione uguale al tasso di ricombinazione. Ok, questa è la prima osservazione. Perché lo chiamo equilibrio dinamico? Perché lo voglio differenziare da un equilibrio statico. In un equilibrio statico le specie rimangono separate, non c'è interazione. In un equilibrio dinamico c'è un'interazione continua, però diciamo, il tasso di generazione si equilibra al tasso di ricombinazione. Allora, ecco, adesso che cosa questa semplice osservazione mi può far ottenere un risultato quantitativo, perché io adesso devo dire da che cosa dipende il tasso di generazione? Cioè ho il materiale, immagino avere il mio semiconduttore, da solo, libero, a riposo, e da che cosa dipende il tasso di generazione? Beh, l'unica cosa che viene in mente dipende da un po' di proprietà del materiale, ovviamente, e poi sicuramente dipenderà dalla temperatura. Abbiamo detto, più alza la temperatura, più c'è agitazione, più è facile che si liberino. Quindi in generale questo tasso di generazione sarà una funzione F che dipende dal materiale della temperatura. Va bene? Da che cosa dipende il tasso di ricombinazione? Beh, io anche qui posso fare delle ipotesi, posso dire innanzitutto che dipende senz'altro dal numero di elettroni, dalla concentrazione degli elettroni liberi. Più elettroni liberi saranno possibili, più sarà facile avere la ricombinazione, e anche dalla concentrazione di lacune. Più lacune ci sono, più sarà possibile avere la ricombinazione. Quindi di fatto questo tasso di ricombinazione sarà proporzionale sia all'una sia all'altro,
e quindi sarà proporzionale al loro prodotto. Quindi questo tasso di ricombinazione io posso scriverlo come una certa costante per n per p. Va bene. Questa costante potrebbe anche dipendere dalla temperatura, non è importante per me a questo punto. Questa è la legge di azione di massa. Mi dice in pratica che il prodotto n per p è una funzione della temperatura e basta. A temperatura costante il prodotto n per p è costante. F su k la posso scrivere, la posso chiamare g. Quindi il prodotto n per p è funzione solo della temperatura. Come dicevo, questa è una legge che proviene dalla chimica, per esempio il prodotto degli ioni in una soluzione acquosa, il prodotto degli ioni sodio per della concentrazione di ioni sodio per la concentrazione di ioni cloro, una soluzione salina, è funzione solo della temperatura. Lo stesso discorso. Lì in quel caso cosa chiamiamo? Ricombinazione, quando i due ioni si uniscono per fare la molecola di NaCl, e generazione quando invece si separano. Cioè, il paragone è molto, molto simile. Anche, per esempio, nei contesti umani, quello a cui facevo riferimento prima, ci sono, per esempio, uomini single, donne single, vedete che la cosa funziona abbastanza bene. E ci sono anche studi sociologici che fanno vedere che funziona. Lì non c'è la temperatura, sono altri fattori. È una cosa piuttosto generale. Allora, è banalissima, no? Sono veramente due righe. Che cosa ci indica in questo contesto? Che non dipende dal drogaggio il prodotto. Quindi, quando io con il drogaggio altero una delle quantità, in virtù della legge di azione di massa, altero anche l'altra. Se drogo con donatori e quindi incremento molto n, contemporaneamente riduco molto p. Nel caso dei semiconduttori, noi abbiamo detto che chiamiamo Ni il valore di n di p in un semiconduttore intrinseco. Questo vuol dire che questa g di t in realtà è nei quadro di t. Ok? Perché nel caso particolare in cui il semiconduttore sia intrinseco, n e p sono tutte e due uguali a ni. Quindi quel g di t è proprio n quadro. Allora, perché è importante questa cosa? Facciamo un esempio numerico per capire il contesto. Immaginiamo che siamo a temperatura ambiente. Esempio, immaginiamo di essere a temperatura ambiente, quindi 300 Kelvin. E a 300 Kelvin nel silicio Ni vale 2 per 10 alla 10 centimetri a meno 3. Questo è nel silicio. E questo è un valore noto, è una proprietà del materiale. Allora, e quindi se il semiconduttore è intrinseco, va bene, sia la concentrazione di elettroni sia la concentrazione di lacune è uguale a questo Ni. Va bene? Allora, innanzitutto rendetevi conto subito di quanto è più bassa rispetto al caso di un metallo. Ricordate, ieri ho detto, in un metallo la concentrazione di elettroni di solito è qualcosa tipo 10 alla 22. Quindi qui siamo veramente tanti ordini di grandezza sotto. A parte questo, allora, immaginiamo adesso di drogare il materiale. Se noi droghiamo
inserendo una concentrazione di donatori di 10 alla 17 centimetri a meno 3, quindi circa una parte per milione, che cosa succede? Vabbè, succede questo, che torniamo un attimo alla slide precedente. Vedete, N è uguale a P più ND. Beh, insomma, chiaramente P è trascurabile rispetto a ND, no? Perché all'inizio valeva 10 alla 10, prima il drogaggio. Dopo il drogaggio P deve calare rispetto a ND che vale 10 alla 17, è trascurabile. Quindi noi possiamo dire che in questo caso N, cioè nel fare questo ragionamento assumiamo per il momento che P sia trascurabile rispetto a ND. Allora N a quel punto mi viene uguale a ND e quindi mi viene uguale a 10 alla 17. Ma in virtù della legge di azione di massa, P è uguale a N quadro diviso ND. Giusto? A questo punto facciamo il conto. N quadro è 4 per 10 alla 20. ND è 10 alla 17. P è uguale a 4 per 10 alla 3 centimetri a meno 3. Quindi P è molto più piccolo di NI. Vedete quello che è successo? Il drogaggio ha fatto diventare N molto più grande di NI e P praticamente trascurabile. Ok? Quindi col drogaggio con atomi donatori noi portiamo la concentrazione degli elettroni a livello della noi portiamo la concentrazione di elettroni liberi a livello della concentrazione di donatori e abbattiamo la concentrazione di lacune. Il drogaggio si usa esattamente per questo, per far venire fuori il valore di concentrazione esattamente che vogliamo nel materiale. Concentrazione di elettroni liberi, in questo caso quello che vogliamo. Il drogaggio con atomi trivalenti è simile, ovviamente, però ha effetto diretto sulle lacune. Vediamolo un attimo. Allora immaginiamo di avere qua un atomo di boro che è trivalente in posizione sostituzionale. Quindi che cosa succede stavolta? Stavolta succede che manca un elettrone di valenza. Manca un elettrone di valenza perché boro ce n'ha soltanto 3, c'è un legame che non è occupato e quindi c'è una lacuna. Va bene? Questa è una lacuna. Cosa succede? Succede tipicamente che un elettrone che è impegnato in un altro legame si sposta, va a occupare la lacuna e quindi questa lacuna viaggia. D'accordo? Esattamente la situazione analoga a quella che abbiamo visto per gli elettroni. Stavolta invece che avere un elettrone libero in eccesso, abbiamo una lacuna in eccesso. Quindi noi abbiamo che l'atomo trivalente accetta un elettrone e si carica negativamente. Quindi si genera una lacuna, ma non si genera un elettrone libero, si genera una lacuna non si genera un elettrone, non è necessario che lo scriva, e si ha K
carica fissa negativa. La carica fissa che si ha in tutte le regioni drogate è importante, vedrete che sarà importante nel capire il funzionamento dei dispositivi elettronici. In questo caso questi atomi trivalenti, poiché accettano elettroni, si chiamano accettori. In senso opposto a donatori, acceptors in inglese, e chiamiamo Na, la concentrazione di atomi donatori, ovviamente vale questa relazione, cioè il numero di lacune è uguale al numero di elettroni liberi, che quindi sono generati in modo intrinseco, più il numero di atomi accettori, e il numero, cioè la concentrazione di atomi accettori. Quindi questa Na è una concentrazione, cioè il numero di atomi per unità di volume, concentrazione di accettori. Ovviamente vale la legge di azione di massa, quindi in pratica se faccio un drogaggio non troppo debole, ma tipicamente non è il caso, altrimenti non si fa, insomma una cosa si fa intenzionalmente il drogaggio, quindi se faccio un drogaggio non troppo debole avrò che N sarà trascurabile rispetto a Na, quindi la concentrazione di lacune viene data dalla concentrazione di droganti, accettori in questo caso, e per la legge di azione di massa la concentrazione di elettroni liberi diventa uguale a N quadro diviso Na. È tipicamente trascurabile. Ok, quindi cosa abbiamo visto finora? Abbiamo visto che drogando in modo diverso diverse zone di una stessa fetta di silicio si altera localmente la concentrazione di elettroni di lacune. E un circuito integrato essenzialmente si fa così: in una stessa fetta di silicio diverse zone adiacenti si drogano in modo diverso in modo da alterare localmente le proprietà di conduzione, soprattutto le concentrazioni dei portatori. Questo è il meccanismo principale di realizzazione di circuiti integrati. Adesso vediamo come si può fare, cioè, mettendo accanto regioni di tipo diverso, che cosa si può ottenere. Comunque, quello è il meccanismo meccanismo principale di realizzazione di circuito integrato, e questo è il motivo per cui il drogaggio è così importante. E quando ci sono regioni diverse drogate in modo diverso accanto, quello che succede è che spesso il materiale non è omogeneo, no? Quindi per esempio se ho una regione tipo P accanto a una regione tipo N, ho una zona dove ci sono un sacco di elettroni e ho una zona dove ci sono un sacco di lacune. Quello che succede è che chiaramente gli elettroni liberi sono liberi di muoversi e piano piano diffondono dalla zona dove sono in eccesso alla zona dove mancano. Quindi comincio ad avere delle correnti non dovute semplicemente al campo elettrico, ma dovute al fatto che non è omogenea la concentrazione di portatori, di elettroni liberi. D'accordo? Allora, questo tipo di corrente, di movimento di carica, non dovuto al campo, ma dovuto a inomogeneità nelle concentrazioni di cariche mobili, si chiama corrente di diffusione, tipo di corrente che nei metalli non avevamo visto, perché più o meno nei metalli la concentrazione di carica è uniforme, ma che è molto importante per i semiconduttori. Vediamola un pochino meglio. Corrente di diffusione. È letteralmente dovuta al fatto che le cariche mobili in eccesso in una certa regione diffondono. Dunque, la caratteristica importante della corrente di diffusione è che si ha anche quando il campo è nullo. Questo è un modo per riconoscerla, no? Se c'è una corrente anche quando il campo è nullo,
quella è una corrente di diffusione. Richiede, perché si abbia, richiede che NOP, quindi la concentrazione di elettroni liberi o di lacune, non sia uniforme nello spazio. Come si dice, non sia omogenea. Allora, cerchiamo di arrivare a un'espressione abbastanza facile da giustificare. Allora, immaginiamo di avere l'asse X e di parlare di elettroni liberi. Poi il discorso per le lacune è perfettamente equivalente. Allora, immaginiamo che non sia omogenea la concentrazione di elettroni liberi, che sia una cosa di questo tipo. Va bene? Cioè, più bassa qua, poi qui sale, poi qui si abbassa. E mettiamoci in un punto, immaginiamo qui di avere una sezione e di voler calcolare la corrente attraverso quella sezione, cioè il numero di cariche che passano per unità di tempo attraverso quella sezione. Allora, io che cosa mi posso aspettare? Provo a mettermi un attimo a sinistra, cioè subito a sinistra e subito a destra di questa sezione. Allora, io sono qua, no? Qua ci sono degli elettroni, non c'è campo, campo nullo. Per agitazione termica gli elettroni si muovono alcuni a destra, alcuni a sinistra, giusto? Sono completamente, in modo completamente casuale, no? Non c'è niente che li spinga in modo preferenziale verso destra o verso sinistra, d'accordo? Anche a sinistra c'è la stessa cosa. Io ho un certo numero di elettroni e questi si muovono più o meno a caso verso sinistra o verso destra. Che cosa avviene attraverso la sezione che ho rappresentato? Beh, piuttosto semplice. In realtà a sinistra ce ne sono di più che a destra. Quindi in media attraverso questa sezione saranno di più quelli che passeranno nella direzione delle x positive, cioè verso x più positive, che quelli che passeranno nella direzione x negativa, semplicemente perché sono di più. Okay, quindi tenderanno gli elettroni a spostarsi in questa direzione, no? A spostarsi da dove sono di più a dove sono di meno. Il flusso netto sarà quello, anche se non c'è un campo che li spinge. E quindi vorrà dire che io avrò una corrente in questa direzione. Nella direzione ovviamente opposta, perché gli elettroni sono carichi negativamente, il senso convenzionale della corrente è opposto. Ok? Allora, a che cosa è proporzionale questo? Immaginiamo di avere un barretta di semiconduttore con questa distribuzione, la corrente a che cosa diventerà proporzionale? Beh, ci sono delle considerazioni che possiamo fare abbastanza facilmente. Io posso dire, vabbè, questo effetto qui sarà tanto più forte quanto più velocemente varia la concentrazione. Quindi è proporzionale alla derivata della concentrazione. Quanto più è ripida questa curva, quindi è grande la derivata della concentrazione, tanto più l'effetto di sbilanciamento che vi ho appena detto sarà forte. D'accordo? Poi ovviamente la corrente sarà proporzionale a quanta carica porta ciascun elettrone, perché la diffusione è indipendente dalla carica che porta gli elettroni, non è un ragionamento elettrostatico, però poi la corrente, se l'elettrone porta una carica più grande o più piccola, sarà proporzionatamente più grande o più piccola. Quindi sicuramente lì nell'espressione c'è Q, e poi chiaramente ci sarà anche la sezione del conduttore, perché questa cosa è vista soltanto in una direzione, poi andrà moltiplicato per la sezione trasversale del conduttore. Quindi io avrò una corrente proporzionale a questi fattori. Anche il segno conta, ma vedete il segno è giusto che sia questo, perché nell'esempio che ho fatto adesso la derivata di n rispetto a x è negativa in questa sezione e la corrente è negativa rispetto alla direzione delle x, giustamente, quindi il segno va bene così. Okay?
Quindi, in generale, correnti di fusione, anche in altri contesti, quando si parla di diffusione di non di cariche, ma di specie chimiche, eccetera, sono sempre proporzionali alla derivata. La costante di proporzionalità si chiama costante di diffusione. Tutto quello, questo è proporzionale, poi se vogliamo togliere il proporzionale e mettere l'uguale, basta aggiungere una quantità costante. Questa è la costante di diffusione degli elettroni. Quel pedice n sta a indicare gli elettroni. In generale tutte le quantità che hanno come pedice n indicano elettroni, tutte le quantità che hanno come pedice p indicano le lacune degli elettroni. Dunque A che cos'è? Se ho questa, se questa è una, va qui brutto questo disegno, se questo ragionamento lo faccio per il solito, per la barretta di materiale semiconduttore, A è la sezione, questa barretta. Ok, quindi ho una, e vedete giustamente la corrente di diffusione non dipende dal campo elettrico. È una corrente che c'è anche quando il campo elettrico è assente. C'è bisogno che il materiale non sia omogeneo, vuol dire che la derivata non sia nulla. Ok? In un semiconduttore posso avere tutte e due le condizioni, posso avere sia un materiale non omogeneo sia un campo non nullo. In quel caso ho una corrente che ha due componenti, cioè sia la corrente dovuta alla deriva, quindi al campo elettrico, sia la componente della corrente dovuta alla diffusione. Diciamo, questo è un... Da origine a quello che si chiama il modello di deriva e diffusione. È un modello che dice esattamente quello che ho appena detto, che non è assolutamente rigorosamente vero, perché la corrente di deriva è una corrente che si ha quando c'è un campo e il materiale è perfettamente omogeneo, e l'abbiamo visto insieme. Quel ragionamento è rigoroso. La corrente di diffusione si ha quando il campo è nullo e ho una disuniformità nella concentrazione di cariche. Quando ho tutte e due, il modello di diffusione dice, va bene, io posso sommare i due termini. Okay? Si può dimostrare che sotto condizioni abbastanza comunemente soddisfatte, effettivamente questo modello è vero. Okay? Però non è così automatico dire, beh, questo vale in un caso, questo vale nell'altro, nel caso in cui sono tutte e due metto la somma. Non è così scontato. Va dimostrato a parte che la cosa si può fare. Questa cosa ovviamente ve la risparmio. E vediamo invece... come si scrive la corrente nel caso in cui siano presenti tutti e due componenti. Deriva... diffusione. In inglese si chiama esattamente drift diffusion. Drift è la deriva. Diffusion è la diffusione. Beh, devo ovviamente distinguere per elettroni. Ora lo scrivo tra parentesi, poi non lo dirò più. In realtà sto parlando degli elettroni liberi, non ci sono poi gli elettroni impegnati nel legame che non partecipano alla corrente. Adesso qua interessano solo gli elettroni liberi. Ora d'ora in poi non sottolineo più sempre liberi, lo lascio sottinteso, ma quando parlo di cariche che si spostano mi riferisco ovviamente agli elettroni liberi. Allora, io che cosa faccio? Dico che la corrente di elettroni è uguale al termine di deriva che avevamo visto insieme essere questo. C'è anche A, ma ora per comodità A la metto qua sotto, tanto compare sia a destra sia a sinistra, più
il termine di diffusione che abbiamo appena visto. Sbagliato. Questo è il termine di deriva, la componente di deriva, questa è la componente di diffusione. Per le lacune ho esattamente la stessa cosa, tranne un segno di differenza, perché la corrente di deriva, vedete, stavolta devo usare la mobilità delle lacune, la concentrazione delle lacune e il campo elettrico. E qua invece, ecco, questa è la differenza, qua ci va un meno. Perché stavolta, quando ho diffusione di lacune, le lacune si spostano da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno, ma la corrente va nella stessa direzione delle lacune. Beh, questo posso farlo così per ricordarvi il termine di diffusione e il termine di deriva. La corrente totale sarà la somma di quella dovuta alle lacune e di quella dovuta agli elettroni. E questo è quello che mi dice il modello di deriva e diffusione. Quindi ho bisogno di conoscere un po' di quantità per scrivere le correnti. Devo conoscere il campo, devo conoscere la concentrazione e il gradiente della concentrazione, devo conoscere la mobilità e la costante di diffusione del materiale. Oh, c'è una cosa importante che non vi dimostro, chiaramente queste dimostrazioni sono più da un corso su semiconduttori, noi qui cerchiamo soltanto di usare un po' di risultati, però la mobilità e la costante di diffusione sono parenti strette, non sono cose indipendenti. E in effetti, se ci pensate, intuitivamente la cosa si apprezza, perché la mobilità mi dice quanto velocemente si muovono gli elettroni in media in risposta a un campo, e la costante di diffusione mi dice di nuovo quanto velocemente si muovono gli elettroni quando c'è un gradiente. Insomma, tutte e due mi danno una misura di quanto velocemente si muovono gli elettroni, no? Quindi sono strettamente legate, e in effetti c'è questa relazione che in realtà fu scoperta da Einstein all'inizio del secolo scorso, che la costante di diffusione e la mobilità sono proporzionali l'una all'altra, e la costante di proporzionalità è K per T diviso Q, dove K è la costante di Boltzmann, T è la temperatura e Q è la carica dell'elettrone. Questo vale analogamente per le lacune, ora non la so scrivere, si chiama questa relazione relazione di Einstein. Einstein ha lavorato molto nel campo dei semiconduttori prima di cambiare tema. In realtà Einstein si è occupato a lungo di semiconduttori,